L'impero austro-ungarico, con l'ultimatum alla Serbia, ritenuta responsabile dell'uccisione dell'erede al trono d'Austria, nel 1914 diede inizio alla guerra, ma dopo 4 anni uscì sconfitto. La Germania da tempo voleva diventare la più grande potenza europea. E non appena ci fu l'occasione, nel 1914 dichiarò guerra ai paesi della Triplice Intesa, a fianco dell'impero austro-ungarico. L'Inghilterra entrò in guerra accanto alla Francia e alla Russia. Il paese fu duramente colpito dagli attacchi sottomarini tedeschi. La Francia resistette per anni in una durissima guerra di trincea, dopo aver respinto i tedeschi, giunti fino a pochi chilometri da Parigi. L'Italia entrò in guerra nel 1915 a fianco della Triplice Intesa. Gli austriaci furono prima respinti sul Carso, ma grazie ai rinforzi arrivati dal fronte orientale, dove la Russia dal 1917 aveva smesso di combattere, sfondarono il fronte italiano a Caporetto. L'Italia subì una disfatta, ma nel 1918 la controffensiva a Vittorio Veneto permise all'Italia di sconfiggere l'Austria. In Russia, proprio mentre l'impegno al fronte diventava insostenibile, nel 1917 scoppiò una grande rivoluzione socialista, capeggiata da Lenin, che prese il potere e fece uscire il paese dalla guerra. Gli Stati Uniti entrarono in guerra nel 1917 per tutelare i propri interessi economici e difendersi dalla guerra sottomarina tedesca che li danneggiava.